Bentornati nel mio canale, sono Salvo Fogliani. A grande richiesta sto ricominciando il gameplay di Tomb Raider 2. Molti si ricordano di me perché avevo un canale in cui c'era tutta la soluzione completa, registrata con gioco originale, su console originale e tramite DVD recorder. Ora, premesso che non ci sono emulatori apparentemente che fanno funzionare bene il gioco PS1 su PC, ho scelto appunto di intraprendere il gameplay con la versione PC stessa del gioco. Il problema è che in base alla risoluzione che se andiamo a settare, purtroppo il video rallenta e quindi non è guardabile. Apro una piccola parentesi, questo è il tesoro grigio o anche di pietra, cioè il più facile da trovare. Poi abbiamo il tesoro verde o di giada, che è quello più difficile da prendere in termini proprio di tempismo, comunque piazzato in un punto abbastanza difficile da prendere, ok? E poi abbiamo il tesoro giallo, cioè quello d'oro, dorato, che è più facile da trovare. Quindi abbiamo tre livelli e tre tesori a livello. Allora, io adesso non so come verrà il filmato, spero che non salterà, perché purtroppo davvero ha 2 giorni che provo a settare, a settare, a settare. Il problema alla fin fine è venuto fuori che è uno solo, il mio schifosissimo PC. Non è niente di tutto quello che uno può pensare. Purtroppo il PC non riesce. Quindi a questa risoluzione vediamo un po' che viene fuori. Approfitto per salutare Giuseppe La Rosa, che è uno dei tanti utenti che mi hanno conosciuto tramite appunto il canale, che è più affezionato a questo gameplay. Me l'ha chiesto tantissime volte. Io non mi stanco mai di giocare a Tomb Raider 2. A dire la verità, questo livello negli ultimi 3 giorni l'ho fatto 4 volte. Negli ultimi 3 giorni, cazzo, ho detto, nelle ultime 24 ore l'ho fatto tutte queste volte, perché appunto ci sono stati errori di salvataggio, non di salvataggio, come dire, di acquisizione. E ora vediamo un po' come viene fuori. Spero che il video sarà di vostro gradimento. Io mi auguro che andrà tutto bene perché, ripeto, purtroppo non mi fido tanto delle emulazioni e queste cose così, che evidentemente ci sono sempre problemi. Ok, la diga la potete pure evitare. Nel frattempo ne approfitto per salutare tutto il gruppo 105 Game Inspection e soprattutto la mia ragazza Paola, che anche lei ha giocato a questo gioco di recente ed era arrivata a livello del ponte o del porto, vuoto di memoria. Comunque, ammazziamo questa sorta di ragnetti inutili. Saliamo. Io nel corso di questo gameplay cercherò di salvare nei punti, diciamo, pericolosi del livello. Quindi quando io vi dico di salvare, se è la prima volta che ho giocato a Tomb Raider 2, magari vi conviene salvare. Bene che io non salverò sempre, perché comunque non corro tanti rischi sapendo il gioco quasi a memoria. Però a volte conviene molto salvare. Adesso questo è d'obbligo. Io in ogni volta che faccio questo livello sbatto la testa sempre lì, non so perché. Vediamo lo scheletro di chi è già stato qui. Notare la faccia quadrata. Notare anche adesso come Lara sposta il masso con le sue mani quadrate. Perfetto. Ok. Andiamo avanti. Qui si attiveranno delle trappole sulla destra, quindi noi andiamo a sinistra, ci appendiamo alla fenditura, ci lasciamo trasportare a destra. Notiamo le mani quadrate di Lara. Fanno un bordello assurdo sti cosi. Sembra non finire mai la fenditura, in realtà sta finendo.
riemergiamo dalla parte destra e qui vi consiglio caldamente di salvare la partita. Quindi, tutto di corsa. Evitiamo questi massi. Saltiamo la trappola. Giriamoci rapidamente. Alziamoci, così eviteremo di morire. Stiamo pure attenti a questo treno suonante. Le lame che mi hanno preso, incredibile, e giriamo subito, fermiamoci, tesoro di giada, come dicevo, quello più difficile da recuperare. Continuiamo, 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 fino a quando arriveremo in un vicolo cieco con un muro che ci viene contro. Noi ci mettiamo sopra la piattaforma di roccia, rocciosa, e cadiamo sotto. Attenzione alle lame roteanti, fermiamoci giusto in tempo per prendere il medipack, passo all'indietro, corriamo e stiamo attenti adesso a quella sorta di ragni che vanno a rompere il cazzo. Ok, adesso siamo tutti. Possiamo pure prendere la funivia, questa sorta di cazzata qui. Ma noi ci lasciamo cadere indietro nella parte più interna di questa roccia. Qui, come potete vedere, non scivoleremo. Ci aggrappiamo alla fenditura a destra. Spostiamo a destra, ci alziamo. Raccogliamo il bengala. Accendiamone uno magari. Ci aggrappiamo alle scale, prendiamo le lame di prima, perché il livello in base a com'è strutturato sarebbero più vicine alle lame. Lasciamoci cadere, ma usando magari questo piccolo stratagemma. Ok, questo è il secondo punto del livello in cui vi consiglio di salvare, non sbagliamo, e proseguire. Io purtroppo causa registrazione non vedo l'energia, però poco importa perché tanto, ecco, tre quarti dell'energia. Insomma, i dinosauri, tesoro d'oro, che è appunto, come dicevo, è quello più difficile da trovare. Lanciagranate, granate, medipack, piccolo. Corriamo, ne arriverà un altro dal mondo del nulla. Quasi mezza energia. Vabbè, andatevene a fare in culo, io ce l'ho fatta. Attiviamo un altro bengala perché non si vede niente. E adesso dobbiamo risalire tutto. Da notare come trema la schermata perché quei dinosauri stanno facendo rimbalzare la grande muraglia cinese. Notiamo i pixel che compongono la scala, sembra proprio un disegno. Voglio anche aggiungere che ad alta risoluzione grafica questo gioco su PC mi ha sorpreso perché non mi sembra nemmeno Tomb Raider 2, si vede troppo bene. Abituato alla versione PS1 le differenze si notano e come. Peccato che l'History non riesce a farmi girare bene la registrazione. Ecco, che trema tutto. Ok, siamo arrivati. Adesso appena scendiamo ci ritroveremo altri ragnetti di merda che conviene uccidere perché ci ostacolano se prendiamo. Vabbè, conviene adesso. Ecco, io ne avevo un altro. Con R1 non vi preoccupate che non cadete giù. Equipaggiate il fucile a pompa se volete, perché tenendo premuto X non lasciatelo, scivolerete, panoramica, ed ecco a voi una bella tigre. Dov'è? Qui abbiamo un computer che nel filmato vedremo, ma i filmati non li vedremo. E qui abbiamo la fine del livello. Quindi, ragazzi, 10 minuti e 53, senza contare che ho lasciato in pausa un attimo il gioco prima.
Quindi, 7 sono i raccolti, questa è stata la prima parte, speriamo che è venuta bene, speriamo che non lagga, speriamo tutto quello che vogliamo, grazie per aver visto questo video, vi saluto e alla prossima puntata.